Bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'approfondimento di Campi Flegrei TV, come sempre in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14.15 alle 14.30, ogni giorno trattiamo un tema diverso, sanità, politica, attualità, ma ovviamente anche cultura e spettacolo. E vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito www.tvcampiflegrei.it e ovviamente sui nostri social network. Oggi, come vi avevo anticipato, parleremo di cultura e spettacolo e lo facciamo con l'ospite che ho il piacere di salutare, Giovanni Timpanaro, artista. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito, bentrovati. Ecco Giovanni, Fuori Ovunque, il nuovo singolo dei Micra, La Catastrofe in Me. Il brano possiamo dire che è un inno alla sconfitta e che poi anticipa anche il secondo disco della band siciliana, Amor Vincit Omnia. Sì, diciamo che in un periodo in cui si tende a fare la narrazione sempre solo del vincente, ci piaceva in qualche modo raccontare anche le storie di contorno, ovvero quelle dei vinti. Per cui dopo un lungo periodo di inattività, quando meno in studio, abbiamo deciso di registrare questo disco e abbiamo trovato in La Catastrofe in Me il pezzo giusto per far iniziare questo percorso. Ecco Giovanni, La Catastrofe in Me, lo dicevamo, è un inno alla sconfitta, ma è anche un brano nel quale si parla di dipendenze, dipendenze con cui tutti alla fine, durante il nostro percorso, ci troviamo a dover fare i conti con le dipendenze. Assolutamente sì, però mi piace pensare che non sia necessaria un'accezione negativa alle dipendenze, perché ci sono alcune che, così come... non sono solo sistemi parassitari, ma spesso mi piace chiamarli di mutuo soccorso, ecco, perché tra le varie dipendenze c'è anche quella da altre forme umane. Probabilmente l'idea che ci viene sempre narrata delle dipendenze è negativa, ma non lo è necessariamente, per cui ci sono anche quelle che possono in qualche modo salvarti la vita. Possiamo dire che con questo brano vi è un ritorno al vostro stile a 360 gradi? Assolutamente sì, perché dopo gli ultimi percorsi discografici che erano molto più legati al cantautorato, in questo brano torniamo alle nostre sonorità, ovvero alle chitarre elettriche, basso, batteria. Per la prima volta ci accostiamo a un universo per noi nuovo, che è quello dell'orchestrazione, quindi una piccola orchestra che ha suonato e registrato con noi. Ecco, come nasce? Raccontiamo ai nostri telespettatori questo gruppo, ormai più di 10 anni, se non sbaglio, è nato nel 2012. Sì, nasce nel 2012, anche se poi per un lungo periodo ci dedichiamo solo esclusivamente all'attività di musica live. Discograficamente invece nasciamo tra la fine del 2017 e il 2018. Nasce da un incontro casuale e poi si sviluppa con una serie di altri incontri casuali, perché noi non siamo a tutti gli effetti una band, ci piace definirci collettivo musicale, ovvero ci piace l'idea di essere sempre aperti e in evoluzione nei confronti anche di altri artisti o comunque del mondo musicale che ci circonda. Ricordiamo, dove poi troviamo anche il brano La Catastrofe in Me, uscirà a marzo, quindi a breve, a marzo 2024. Ecco, ci puoi già anticipare qualcosa? Ovviamente non voglio spoilerare tutto.
Sì, il disco Amor Vinci Tomnia uscirà a fine marzo 2024. Lo troverete su tutti i distributori musicali, su tutti i distributori digitali e anche in forma fisica. Per adesso, per questo mese, mi sa che dovrete accontentarvi della Catastrofe in Me del singolo, che invece è già disponibile su tutti gli store musicali. Ci puoi già anticipare altri progetti, Giovanni? Stiamo lavorando all'organizzazione del tour. Su questo ancora non posso esprimermi sulle date perché è in fase di elaborazione e poi, come è normale che Sare sia in quali questi casi, città toccherete? è appunto ancora in fase di elaborazione, però sicuramente andrà in lungo e in largo per lo stivale. Staremo un po' in giro a suonare questo disco perché dopo averlo registrato, adesso la voglia è quella di suonarlo in giro. Allora, lo ricordiamo, Amor Vinci Tomnia, in uscita a marzo 2024, però ricordiamo il brano La Catastrofe in Me, grazie a Giovanni Timpanaro per essere stato nostro ospite, paroliere della band, artista, voce, grazie Giovanni per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. L'approfondimento, come sempre, io ve lo ricordo, ritorna puntuale dal lunedì al venerdì, sempre nell'orario compreso tra le 14.15 e le 14.30, sempre a seguire dopo la nostra edizione del telegiornale in onda tutti i giorni alle ore 13.45. Tanti temi che affrontiamo quotidianamente insieme a voi, dalla sanità, alla politica, il lavoro, il welfare, ma ovviamente ampio spazio al mondo della cultura, della ricerca, del teatro, della musica e dello spettacolo. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Grazie.